Come sempre, giù di Muscola Vita, nel video di oggi vi parlo del mio allenamento attuale che sto seguendo, dato che siete stati in tantissimi a richiedermelo, ho pensato di farci su un bel video. Da quando ho iniziato questa fase di massa mi sto allenando 6 volte a settimana. Lo faccio perché amo allenarmi e non mi pesa, ma non vuol dire che bisogna allenarsi per forza 6 volte a settimana per vedere dei progressi fisici. Anzi, anche solo 2-3 volte con un buon programma impostato correttamente si possono vedere sicuramente dei progressi. In questo momento sto seguendo lo split push-pull legs, ovvero nel primo giorno alleno i movimenti di spinta, nel secondo i movimenti di tirata e nel terzo faccio gambe e addominali. Quindi faccio praticamente 3 giorni di fila, poi faccio il mio giorno di recupero, che può essere o uno stacco completo dalla palestra o un allenamento di tipo mobilità funzionale, e poi riprendo con i 3 giorni di fila. È uno degli split più diffusi nell'industria ed è stato testato con successo da molti bodybuilder anche natural. Per cui, se vi piace allenarvi con tanta frequenza, ve lo consiglio veramente. Io mi ci sto trovando veramente alla grande. A questo punto vi parlo di intensità, che molti pensano sia quanto sia difficile l'allenamento, quanto si suda in palestra, quanto affaticati ci si senta dopo l'allenamento, ma in realtà questo non è il significato di intensità. In effetti, il significato di intensità corretto è la percentuale dei carichi relativa al massimale di una ripetizione per un certo movimento. Facciamo un esempio facile. Metti che su panca piana decidi di testare il tuo massimale e arrivi a 100 kg di panca per una ripetizione. L'80% del tuo massimale è quindi 80 kg e di solito dovresti riuscire ad eseguire 8, 9, 10 ripetizioni. Per un lifter intermedio, la scienza dimostra che è meglio variare l'intensità dei carichi per facilitare la presa di forza e di massa muscolare. Mentre per un principiante si può progredire facilmente con un approccio lineare, per chi ha già un anno di esperienza in palestra fatto correttamente, è consigliato utilizzare un tipo di periodizzazione. Nel mio caso utilizzo una sorta di DUP, Daily Undulating Periodization, in cui alterno tra ogni sessione facendo una con intensità maggiore, cosiddetta di forza, con carichi magari tra l'80 e il 90% del massimale, e una con intensità minore, di solito tra il 70 e 80% del massimale o anche di meno. Il mio split attuale quindi è il seguente: push forza, pull ipertrofia, legs forza, recupero. Push ipertrofia, pull forza, leg ipertrofia, recupero e riprendo in questo modo. In passato ho anche fatto a blocchi, così come la maggior parte dei miei clienti faccio programmi a blocchi, in cui faccio i primi giorni di forza e poi i secondi giorni di ipertrofia. Diciamo che al momento sto sperimentando per vedere se noto delle differenze e devo dire che mi trovo molto molto bene, sia in termini di divertimento in palestra, che di pump, che di aumento di carico, che è praticamente come sto tracciando io i miei progressi in questo momento e sono indicativi della crescita muscolare. Con questo split alleno ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana, che è un ottimo bilancio tra recupero e massimizzazione della sintesi proteica, priorizzando ovviamente petto, bicipiti e gambe, che sono i punti che voglio migliorare in questo momento, e sto applicando il sovraccarico progressivo sui movimenti principali, che sono ovviamente i primi che eseguo quando mi alleno, in modo da stimolare la crescita muscolare. Se volete vedere degli esempi di alcune delle mie sedute di allenamento con esercizi, serie e ripetizioni, li sto mettendo su Instagram, quindi potete seguirmi lì se non lo state già facendo. Se volete che vado più nei dettagli per ogni singola sessione, vi faccio vedere quali esercizi ho scelto e perché e come li ordino nell'allenamento, fatemelo sapere nei commenti, perché non so quanto sia ripetitivo e non voglio farlo se non vi serve. Grazie ancora di tutto il supporto, vi ricordo delle schede gratuite sul mio sito e di quelle personalizzate se siete interessati. Niente, ci vediamo nel prossimo video. So how does it feel, Alex?